però vi invito davvero, anche come formatore RIDE, a farvi solleticare dal concetto che ciò che è consueto non necessariamente è più efficace, perché è davvero molto importante, è la sfida di una scuola nuova. Ok, lo spazio adesso è tutto di Luca Chiesi, docente in fisica matematica al Darso, lasciamo tutto lo spazio che vuole e vediamo come la matematica a questo punto possa essere messa a disposizione dello studente e non viceversa. Grazie, buongiorno a tutti, ben trovati. In realtà io insegno informatica, la matematica è un po' la passione di insegnare per alcuni anni, mi è capitato anche di farla a livelli interessanti, un anno ho fatto liceo scientifico l'altro Spallanzani, è stato un anno in cui ho imparato veramente molto. Ringrazio di essere stato invitato anche perché in mezzo a tante persone che si occupano di disturbi specifici dell'apprendimento in maniera continuativa, io in realtà mi sono sempre occupato in maniera molto, come dire, come se quasi non esistessero, nel senso che io ho sempre trattato tutte le classi esattamente allo stesso modo, come se tutti avessero dei disturbi specifici per l'apprendimento. Perché in realtà bisognerebbe fare un convegno sui DSI prima di fare quello sui DSA, cioè gli disturbi specifici dell'insegnamento, perché su questi siamo veramente. Tendiamo a dare la responsabilità di ciò che non funziona, no? Giustamente all'altra parte, ma il fatto è che non è così. Allora, quello che sono venuto a fare oggi in realtà è dare qualche stimolo, qualche idea su quello che può essere, qualche idea che perlomeno ha funzionato, perlomeno in qualche caso, ok? Nel senso che le cose di cui faccio cenno oggi sicuramente le ho tutte sia provate, sia testate, sia con buoni risultati, però non essendo né un ricercatore né altro, posso dire provate perché può darsi che funzionino anche per voi, sia per voi se siete genitori, come me, voi, sia per voi se siete anche insegnanti. Allora, perché sono qui oggi? In realtà ci sarebbe da rivedere la domanda, nel senso, perché, beh, forse sapete in spagnolo, si dice in due modi, cioè c'è un perché e un para che, cioè quali sono le cause, i motivi, no? Le ragioni per cui sono qui. Sostanzialmente è stato, penso, perché ho avuto anche la fortuna di incontrare uno studente particolarmente speciale come Mirko, che voi conoscete tutti, e con tutta una serie di incastri, coincidenze, eccetera, oggi mi ritrovo qui a parlare, anche grazie a tutte le conoscenze che si sono attivate in quel periodo. Ma qual è l'obiettivo, qual è l'intenzione, qual è lo scopo? È quello di accendere un pochettino di curiosità anche per delle metodologie didattiche un po' curiose, per il fatto di dare un segnale che è possibile andare fuori dagli schemi, anche insegnando una cosa come la matematica, anche insegnando una cosa come l'informatica, uscire dagli schemi è la cosa più naturale del mondo, credo, nel senso che ogni volta che si entra in classe, ogni anno, che siano ragazzi di prima, di seconda, di terza, superiore, di un signore superiore, è sempre un mondo nuovo e quindi bisogna sempre reinventarsi da capo anche la ruota, e quindi tutto quello che ha funzionato fino all'anno precedente è andato bene, ma quest'anno chissà, e si scopre che se invece si sente qualcosa di extra. Allora, il titolo del convegno, come la scuola che vorrei, mi ha dato un particolare stimolo, nel senso che io avevo mandato una prima proposta sulla scaletta dell'intervento, di cui ero anche abbastanza fiero e sinceramente ero contento di quello che avevo scritto. E la cosa più bella che mi poteva capitare è quello che è successo, cioè mi hanno detto ma non si potrebbe fare una cosa diversa, ma molto diversa. Io ho detto, ma sì, perché insomma il titolo del convegno è com'è la scuola che vorrei, perché non puoi, parlo ovviamente di Lucia che è fianco, perché non provi a osare un po' di più? Io non aspettavo altro che qualcuno mi dicesse ma proviamo ad osare un po' di più, quindi allora un po' è cambiato. Allora, il discorso della scuola che vorrei è senz'altro più basato sul come dell'apprendimento. Sono 50 anni che conosciamo, o dovremmo conoscere perlomeno, che tutto ciò che impariamo in maniera passiva dura poco e non ha alcun significato nella vita delle persone, sostanzialmente. Quello che invece facciamo in maniera attiva rimane e rimane a lungo. E quindi tutto quello che è leggere, ascoltare, anche se semplicemente
guardare schemi, guardare immagini, guardare film, è poco, nel senso che non è sufficiente, è un modo di apprendere che è scarso ed è soprattutto inefficiente. La maggior parte delle informazioni che apprendiamo le facciamo attraverso la lettura, attraverso l'ascolto, e secondo queste ricerche dopo un paio di settimane rimaneva un 10%, un 20%. Di fatto io ho sempre anche mia moglie, quindi dice, io ho studiato a memoria l'esame di analisi 2, sapevo tutto, ho preso 30, ho preso insomma ottimi voti, però cosa mi ricordo e che senso aveva proprio non l'ho mai capito. Allora, invece una scuola basata su fare più che ascoltare, sul creare piuttosto che sul guardare le creazioni fatte da altri, questa per me è la scuola che vorrei. Un'altra è una scuola che ha più fuori visione del mondo. La mia passione per la filosofia orientale, per la medicina orientale, eccetera, mi ha portato anche a provare a buttare giù alcuni muri, a provare ad ampliare anche, a trovare nuove strade, diciamo, di affrontare l'apprendimento. Adesso sto cercando anche di tradurre con fatica, con degli amici, un libro del Francesi che secondo me è una pietra fondamentale proprio come educazione alla libertà, è un'educazione più ampia dell'individuo, non semplicemente un contenitore di informazioni, ma una persona che crea un mondo nuovo. E quindi è per questo che ho apprezzato anche particolarmente tutti i riferimenti che sono stati fatti dai relatori precedenti a quelle scuole in cui magari si comincia a 7 anni, in cui non ci sono compiti, in cui si dedica l'attività alla creazione soprattutto. Io penso alla scuola steineriana di Reggio, per i piccoli, io ho dei piccoli che fanno entrambi lì, e questo è il contesto in cui vivono, cioè fare il pane, fare i biscotti, lavorare in legno, fare arte, cantare, fare musica, disegnare, sono attività meravigliose, sono queste cose che penso possono fare davvero la parte fondamentale della scuola, come la vorrei io perlomeno. Allora, la scuola che vorrei in realtà è simile a questa. Ecco, non guardate, cioè, non è una scuola che sta per cadere, sono le impalcature, ovvero noi a scuola ci occupiamo di raccontare gli edifici che sono stati costruiti in passato. Invece sono più interessate alle impalcature che servono per costruire questi edifici. Quindi sarei interessato ai processi, no, con cui le persone possono imparare a costruire degli edifici così. Io penso alla matematica, noi abbiamo studiato praticamente in 5 anni superiori 2000 anni di storia della matematica. Ma è possibile ricostruirla, no, con esperienze, laboratori, eccetera, da capo? E in questo modo sarebbe molto più significativa. Infatti mi chiedo, la scuola è a servizio dello studente o è lo studente a servizio della scuola? Perché questa domanda cambia tutto. Cioè la scuola deve aprire dei mondi oppure deve chiudere? Deve fare delle domande che per me aprono, e io farei una scuola tutta basata su domande. Oppure dobbiamo fare una scuola che invece dà delle risposte e quindi chiude ogni possibile discorso, come se tutto fosse già stato scoperto, no? Qui si scopre che sono tutti sciocchetti, perché ogni tanto c'è una qualche rivoluzione che dice ma ci siamo sbagliati, ok? E poi soprattutto deve essere una scuola che deve sviluppare delle competenze che siano significative, cioè per tutto il resto della vita. Deve sviluppare lo spirito critico, deve sviluppare soprattutto un piacere di imparare. Io faccio salti di gioia, sono uno studente che dopo 2 anni o 4 anni magari di informatica mi dice, però io l'informatica la odio, sono una scarpa, però ho piacere di imparare, magari perché mi ha dato qualche spunto, qualche cosa che riguardano le cose che piacciono a me. Non tutti sono portati per l'informatica, ma tutti sono portati per l'apprendimento, quindi il discorso delle competenze metacognitive viene a monte delle conoscenze. Ecco quindi un po' come anche la matematica che vorrei, nel senso, ok, i numeri, i grafici, eccetera, però anche un po' di magia che esce da questi strumenti, e soprattutto fatta soprattutto con la carta, soprattutto con la mente, con pochissima tecnologia, nonostante io sia un grande fautore della tecnologia. Infatti la vedo più come una disciplina che serve per sviluppare l'intelligenza, soprattutto la logica, che manca tanto, una disciplina che serve a risolvere dei problemi, anche problemi reali, soprattutto risolvere problemi che portino a dare sfogo anche alla creatività dei ragazzi, che è limitata, e soprattutto a utilizzare degli strumenti in maniera consapevole, che poi permettono anche di essere dei cittadini più consapevoli, perché lo sviluppo dell'abilità di cittadinanza
passa anche attraverso il sapere leggere dei dati, delle statistiche e saper dire che il giornale X ci ha detto delle sciocchezze, delle solenni sciocchezze, perché i numeri dicono così, i numeri bisogna imparare a leggere. Allora, il primo spunto che mi è venuto in mente è quello del sito Savoir Sans Frontières. È un pozzo senza fondo, perché secondo me imparare anche la matematica, ma anche tante altre discipline, attraverso i fumetti, attraverso il racconto, attraverso la storia di come si è evoluta una disciplina, questo è qualcosa di significativo. Se voi andate sul sito ci sono in 10.000 lingue, 30, 40, 50 fumetti di 80, 100 pagine, su tutti gli argomenti possibili e immaginabili, dall'informatica per i bimbi di 7 anni, fino alla topologia e fino alla fisica nucleare. Okay? Consiglio di andare su questo sito e scaricare tutto quello che c'è, perché è un modo più interessante di apprendere. Perché attualmente si parte dalla fine, mentre io vorrei partire dall'inizio nelle cose, esattamente come nel corso della storia è stata scoperta questa disciplina. Normalmente si utilizza un linguaggio tecnico che è anche ostico, molto difficile, è la materia più astratta di tutte. Invece facendola diventare più discorsiva, raccontandola, è più facile che anche intelligenze diverse possono, come dire, incuriosirsi a questa disciplina così particolare. Tendenzialmente la matematica annoia. Uno dice matematica e comincia a sbadigliare. Invece io vorrei che si sentisse il fuoco, no, di chi ha dedicato la vita a scoprire un teorema e l'altro giorno in classe mi è successo, io ho provato a riscoprire un algoritmo per calcolare la somma dei numeri da 1 a 100, ok? Dopo 40 minuti i ragazzi erano incandescenti, nel senso che erano proprio contenti, sono andati a casa, una ragazza ha tirato fuori un modo alternativo, in 3 secondi avevano dimostrato che era identico, altrettanto valido rispetto al modo ufficiale, è andata a casa felice proprio. E non facevamo matematica, stavamo facendo informatica, quindi... della matematica, ho preso molto il calcolo a mente, quindi anche affrontando il calcolo in maniera senza strumenti tecnologici, ma affinando il nostro, ecco come si può fare, per esempio, tecniche di calcolo, il calcolo aritmetico in realtà è nuovo da noi, e tutti possono diventare più bravi della propria macchinetta, perché la macchinetta ha un limite di 8 cifre, non solamente può andare ben oltre. Capito la regola, no? 3, 3 più 2 fa 5, 2 più 6 fa 8, alla fine c'è 6, 3586. Una tecnica che si impara in mezzo minuto, ok? Purtroppo il tempo lo tiranno, rimangono altri 5 minuti e ancora 20 stai da fuori, quindi... Però il discorso è, esistono delle tecniche, sono dei giochi, e col gioco si impara molto di più. Adesso c'è addirittura un report, però è sempre la stessa storia. Una volta capita la regolina, il calcolo diventa un piacere, non diventa uno sport. Provate anche con molti studenti discalculici, non dava nessun problema, sì. Sulle addome, fate le entrate 5-6 uno dopo l'altro, su vari modi diversi di farlo, cioè i quadrati, dei numeri che finiscono per 5, oppure i prodotti di numeri della stessa decina, cos'è che diciamo noi? Quindi, il calcolo com'è? In genere si fa su carta e con strumenti digitali, diciamo, nel senso deleghiamo alla macchina, invece io vorrei dare più spazio alla mente, perché è la mente che abbiamo sempre con noi, e soprattutto strumenti analogici, perché esistono, ok? Se con un abaco cinese riusciamo a estrarre la radice quadrata, allora impariamo a utilizzare anche degli strumenti e a usare le mani, non semplicemente a delegare la tecnologia. La quantità è eccessiva, troppi calcoli tutti uguali.
bisognerebbe puntare sulla qualità, cioè sul trovare delle procedure, ok, generali, trovare dei metodi che ti facciano diventare un po' più un risolutore, diciamo, come lo Sherlock Holmes, non un esecutore come Watson, ok? Il calcolo è visto quasi come fine a se stesso, invece dovrebbe essere significativo, cioè contestualizzato per risolvere certi problemi reali. Anche gli esercizi, si parlava prima, io non sono un docente a compiti zero, però tendo a dare quasi zero. Questo ci sono margini di miglioramento, non puoi fare meglio. Tendo all'infinito. No, prima dell'infinito. Allora, in genere sono decisi dal docente. Io in genere propongo magari, in queste quattro pagine, sceglietele voi in base a certi criteri che voi deciderete. Allora, è possibile dare dei criteri con cui i ragazzi scegliono gli esercizi più adatti per loro? Perché se sentono di dover fare qualche cosa, allora è loro che sanno esattamente più di me dove sono carenti, eccetera. Invece di andare avanti con una ripetizione meccanica, decine di esercizi tutti uguali, basta cercare delle procedure. Una volta fatta la procedura, capite la procedura, che si può anche delegare al foglio di calcolo, ci pensi poi lui, insegnare il foglio di calcolo a fare le cose noiose che io ho imparato a fare ma che non voglio più fare. Questo è apprendere la matematica, cioè fare un passaggio indietro, cioè astrarre il problema, non fare tanti esercizi tutti uguali. Sono corretti da docente, io naturalmente chiedo più che altro una autocorrezione ai ragazzi, perché avendo un'idea di quello che devono fare e dando una serie di domande guida, riescono a correggersi da soli e quindi a riflettere automaticamente, a riflettere diciamo in maniera standard piuttosto che agire e basta. Quindi alcune di queste domande, tipo alla fine di un esercizio, che cosa hai fatto? Quali proprietà ho potuto applicare per fare quello che ho fatto? Oppure, che cosa ho sbagliato? E perché l'ho sbagliato? Farlo proprio per iscritto, alla fine dell'esercizio di matematica, inizia il lavoro, no, non è la fine, e quindi si parte con un altro. Mettere per iscritto che cosa devo ricordarmi di fare la prossima volta in modo da evitare lo stesso errore. E anche scrivere che cosa ho imparato di nuovo, interessante o di utile magari o di generale. Alla fine, se dopo 3, 4, 5 esercizi questa casellina è vuota, stai perdendo il tuo tempo, nel senso che non puoi non imparare nulla di nuovo, di interessante, di utile o di generale dopo 4, 5 esercizi. E poi soprattutto, visto che io sono un fan del tempo, del metatempo, anzi, come potrei risolvere tutto in metatempo o in un quarto del tempo o un decimo del tempo? Ci sono sempre dei modi, ma bisogna svilupparli. Sulla tecnologia, ho già detto, io tendenzialmente la utilizzerei più che altro come a supporto, come esecutore, perché il grosso del lavoro, soprattutto in una disciplina come la matematica, viene fatto nella nostra testa, non viene fatto dalle macchine. Io utilizzerei anche, non tanto nell'insegnamento, cioè utilizzare strumenti multimediali, quanto nel apprendere tramite la tecnologia, cioè in maniera attiva da parte del ragazzo. E quindi piuttosto che concentrarsi sui calcoli, invece, e lavorare sulle procedure e sui processi. GeoGebra, per esempio, conoscerete tutti, ci sono mille software che possono essere utili da questo punto di vista. Il nucleo principale del mio ragionamento però sarebbe dare molto più spazio alla geometria, perché a scuola si fa geometria analitica, si calcolano delle aree, si calcolano dei perimetri, eccetera, mentre penso che la parte più interessante sia la geometria euclidea, dove si impara il pensiero logico, si impara le deduzioni, si impara la dimostrazione, e quindi se ne fa poca e in genere più significativa, sono sicuro che bisognerebbe farla molto di più e farla molto più approfondita, non tanto per eseguire degli esercizi di geometria, ma per risolvere dei problemi. Una volta, chi non conosceva la geometria non poteva andare a governare la città in Grecia. La geometria era un passaggio fondamentale per lo sviluppo anche delle capacità diciamo superiori dell'individuo. A scuola si studiano tante scorciatoie, ma come diceva Euclide, non c'è nessuna strada reggia per imparare la geometria. La geometria è uno sforzo colossale che poi rimane, anche se uno dice, ma cosa sono, triangoli, rettangoli? No, la geometria è tutta un'altra cosa. Infatti, in particolare le dimostrazioni, adesso se riesco a far capire il video, avevo messo un minutino di un matematico spagnolo che mi ha fatto... Para eso sirve las matemáticas. Es verdad que la ciencia, toda la ciencia, solamente tiene sentido porque nos hace comprender mejor el mundo este hermoso en el que estamos. Y porque nos ayuda a sortear las trampas del mundo este doloroso en el que estamos. Hay ciencias que tocan esa aplicación con la mano. La ciencia oncológica, por ejemplo. Y hay otras que las miramos desde lejos, con envidia a veces, pero sabiendo que somos su soporte.
Todas las ciencias básicas son el soporte de aquellas, y entre ellas las matemáticas. Todo lo que hace la ciencia es el ciencia, es el rigor de la matemática. Y ese rigor les viene porque sus resultados son eternos. Seguramente os han dicho alguna vez que un diamante es para siempre, ¿verdad? Vale, depende de lo que uno entienda por siempre. Un teorema, eso sí que es para siempre. El teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras, eso es verdad, aunque se haya muerto Pitágoras, te lo digo yo. Aunque se hunda el mundo, el teorema de Pitágoras seguiría siendo verdad. Allá donde se junten un par de catetos y una buena hipotenusa, el teorema de Pitágoras funciona a tope. Bueno, los matemáticos nos dedicamos a hacer teoremas, verdades eternas. Pero no siempre es fácil saber qué es una verdad eterna, un teorema, y qué es una mera conjetura. Hace falta una demostración. Cuidado. Porque esta sí que tiene la oportunidad de que aunque pasen ciento y pico años, aunque sea dentro de 1700 años, alguien demuestre que esta es la mejor pieza posible. Y entonces será un teorema, una verdad para siempre, siempre, jamás, más que cualquier diamante. Así que, bueno, si queréis decirle a alguien que le queréis para siempre, le podéis regalar un diamante. Pero si le queréis decir que le queréis para siempre, siempre, regalad un teorema. Eso sí, y esto lo tendréis que demostrar, ¿eh? Que vuestro amor no se quede en conjetura. L'autocomputazione ne ho già parlato, ora volo. Sul risolvere problemi ho fatto una cosa a parte, nel senso che partendo da delle difficoltà di una ragazzina di terza media che in due mesi, tre mesi doveva recuperare tutti i tre anni di matematica delle medie che aveva sempre saltato, ho detto ma posso parare in un mese o due? E boh, vedremo. Allora pian pianino ho trovato un modo di risolvere problemi anche da liceo, prima e secondo liceo, in maniera grafica, mettendo assieme l'analisi logica del testo, le mappe concettuali e un pizzico di algebra di base. Quindi ho fatto una specie di metodo grafico che con una serie di domande permette poi di risolvere il problema in questa maniera, cioè lavorando con dei dati, cioè dei contenitori in cui ci stanno dentro i dati, una serie di relazioni che possono essere più o meno gli uguali e delle frecce, in modo tale che la soluzione del problema esce in automatico, l'equazione che risolve il problema esce in automatico, semplicemente essendo riusciti a capire il testo e quindi sapendo trovare il soggetto, il predicato e il complemento di specificazione presente nel testo. Trovate poi più informazioni sul sito se vi interessa, se fate troppo poco. Quindi concludendo è una cosa molto aperta, nel senso che avevo 8 minuti, quindi ho cercato di mettere più materiale possibile, più idee possibili. Credo che non abbiamo tutti quei vincoli che crediamo di avere da insegnante, nel senso che la didattica è una scienza molto aperta, la didattica è in continua evoluzione e penso che non dobbiamo avere nessun tipo di paura a provare anche ad andare oltre, come potrebbe essere togliere i conti, come potrebbe essere a fare più prima geometria invece che algebra, come potrebbe essere a fare mille altre cose. In questa breve bibliografia trovate alcuni libri veramente interessanti, soprattutto al terzo punto quelli che per me sono stati un po', diciamo, il nucleo fondamentale di quello che ho imparato nel corso degli anni, cioè di Vinicio Villani, un'autorità in materia in Italia, cioè cominciamo da zero per quanto riguarda l'algebra e cominciamo dal punto per quanto riguarda la geometria. Vi consiglio di leggerli tutti quando avrete un mesetto di tempo e in bocca al lupo. Grazie. Che bello, posso dirlo? grazie per l'intervento di Luca che ci ha mostrato effettivamente quanto ciò che è inconsueto possa essere efficace, che è esattamente quello che dicevo prima. Vi invito a riflettere su quella meravigliosa parola che è metacognizione, che come vedete ha costituito un pochino il denominatore, mi pare, di tutto l'intervento di Luca.